Ciao a tutti, siamo qui insieme a Luigi Maieron. Abbiamo appena finito l'incontro a Tor del Fovolara, prospettive contemporanee sulla tradizione, e le chiacchiere e i discorsi continuano anche all'interno della libreria. Einaudi, non so se è pieno di giovani, questa cosa ci riempie il cuore perché, insomma, oltre alla tradizione c'è un ritorno anche alla lettura e alla cultura. Quindi ne approfittiamo ancora per scambiare un paio di battute. Stavamo dicendo che prima ci hai regalato due performance musicali e abbiamo concluso la serata con l'esecuzione di Nieli, quindi un testo che in realtà risale alla fine del Settecento, primi dell'Ottocento. Puoi dirci qualcosa in merito appunto all'esecuzione e anche al discorso che facevi della sostituzione dello strumento con la voce? Beh, sì, il brano è un brano, come dicevi tu, di quell'epoca lì, è un brano carnico molto intenso, esistono molte varianti. Questa è una variante appunto molto antica, meno conosciuta delle altre, ed è una variante che praticamente sostituisce la parte strumentale con questo vocalizzo che è o andare. Andarira, andarò. Questo si chiama melisma. Non c'erano magari i mezzi per avere gli strumenti musicali e la cultura popolare Si risolveva, ingegnava. si ingegnava, risolveva così. Questo è un esempio. Stasera abbiamo parlato anche di tradizione e questo brano qui credo sia un buon esempio di come un brano scritto molti anni fa possa mantenere una sua freschezza, una sua originalità e anche con un testo veramente semplice, elementare, scritto sempre da sicuramente da un poeta contadino, da un poeta montanaro, e magari anche poi con qualche aggiunta, con qualche variante, perché poi la scrittura avveniva così e poi alla fine non c'era niente di scritto, ma rimaneva quello che nel collettivo generale sembrava più vicino alle persone, no? Quindi questo brano è un ottimo esempio di come la tradizione possa in qualche maniera raccogliere il passato ed essere addirittura propositiva, raccontare qualcosa anche per il domani, insomma. Certo, quindi una tradizione che in realtà si rinnova continuamente e diventa poi strumento per la costruzione non soltanto dell'identità di un popolo, ma anche della propria identità personale in qualche misura, anche per le giovani generazioni. Ma assolutamente sì, tu il discorso che sentiamo fare qual è? Le tradizioni per ognuno è un luogo, un rifugio, è un focolar dove andare a riscaldarsi, però magari finisce lì perché è Esatto. soltanto una consolazione. Per altri, magari la tradizione, appunto, non ha un deve per forza procedere perché in qualche modo, se no, non ha senso. Il discorso, credo. Che si possa fare attorno alla tradizione con cognizione di causa potrebbe anche essere che sono valide tutte e due le situazioni, perché il passato che ci regala qualcosa che diventa tradizione è una cosa che ci sta. È certo, è chiaro che noi dobbiamo guardare avanti e fare di questa tradizione un qualcosa che sia utile per le nostre vite. Quindi la tradizione, come tutte le cose, fanno parte di doni che ci vengono dati e sono delle sorte di eredità. E come tutte poi le eredità vanno trattate, no? A volte ci sono eredità che ci fanno male, no? Pensa a eredità economiche troppo alte. Queste sono eredità poetiche che vanno a inserirsi in quello che è un contesto di umanità che è sempre appartenuto alla cultura di un popolo e alla nostra tradizione. E quindi è interessante che si possa tornare a parlare di tradizione, ma che si abbia sempre la mente aperta nel dire cosa si può dare di più con la tradizione. Il discorso che facevo, penso a tanti testi che ho affrontato di poesia, restiamo un po' nella poesia perché mi piace anche ricordare un po' la poesia, la tradizione della poesia, anche di autori recenti, se pensi per ipotesi a Leonardo Zani, al suo modo di scrivere poesia, ecco, lui è interessantissimo perché parte da un fatto capitato ai tempi che furono. Usa un linguaggio che è sì antico come friulano, ma il suono in una maniera talmente forte ed è talmente asciutta la terminologia che
si fa attento e poi vai a finire che ti racconta qualcosa che appartiene a oggi e che è tutto un altro mondo. Una canzone che faccio io, Mago Tiracca, racconta di questo boccaiolo che ha perso la gamba in Austria ed è lì oggi a lui a ricordarlo. Ma come lo ricorda? Lo ricorda perché, pensando al suo dito, dove un giorno c'era il giro della fede che non c'è più, lui sente questo dolore per un'amputazione, per un matrimonio che non c'è più, e lo fa confinare con l'amputazione di Bortolo del Negro che non ha più la sua gamba. Ecco un esempio incredibile di poesia, di tradizione, di innovazione, di suono. Ma va là, Mago Tiracca, Gamba di Falco, Saro Nero. Esatto, altra canzone assolutamente epica, e quindi eredità poetica, eredità musicale, che crea poi connessioni col presente, mantenendo le radici nel passato, ma rinnovandosi di volta in volta. Quindi questo è quello che auspichiamo, poi, di mantenere la tradizione senza relegarla ad una obsolescenza, ad una realtà statica, ma ad un nuovo dinamismo e soprattutto ad una profonda conoscenza anche da parte dei giovani, in modo tale che si capisca da dove si viene. Solo in questo modo si riuscirà poi a costruire anche una personalità e anche un futuro più consapevole. Vedi, di questo sarebbe... perché vedi, a volte si fanno molti di questi discorsi a livello concettuale, sono un po' meno tutti d'accordo, poi però non se ne viene fuori tanto perché manca l'esempio, manca effettivamente un collegamento, lo si deve sentire, lo devi percepire, ma lo devi proprio anche ascoltare, deve diventare tuo, perché oggi gli argomenti, i discorsi sono così tanti che ci allontanano da quelle che sono a volte delle semplici regole dello stare al mondo. Puoi immaginarti quando si parla di poesia, di tradizione, uno quasi ha la sensazione che si sia già detto tutto e che non si sia detto, che non sia così importante conoscere questo argomento in fondo, perché ci sono altre cose che ti sviano. Invece è determinante, questo potrebbe essere un'idea proprio per una serata fatta ad esempi. Da qui partiamo e qui arriviamo. Cosa succede nel mezzo? Ecco, esatto. Questo. Spesso ci si può perdere, o comunque ad avere una conoscenza superficiale e quindi sminuire un po' anche l'importanza stessa. Ma sì, perché spesso, cioè, vedi, pensa al titolo, torna a Fogolare, cioè tu pensi si Nacchi, si Consolin, si Cappinuti che il Fux, si Cialdin, si Continca di Menone, sì, ma si continua di importanza, di Ginoal che è veramente uno scovente. Oppure diciamo qualcosa che così sono frasi fatte, sono frasi che appartengono a un, come dire, a un ciclo di discorsi che interessano più che altro per la parte romantica di noi stessi, no? Certo. Anche il ricordo di un nonno, no? Cosa vuoi? Certo, possiamo ricordare la parte, però noi sappiamo che gente era, gente concreta, che sapeva stare al mondo, che aveva il senso della pazienza, che aveva il senso di tirarti su, di darti amore, che aveva il senso della condivisione. Ecco, questo mondo antico non era un mondo di attorno focolare, era un mondo reale di gente che soffriva, che sapeva dare però molto, che sapeva donare molto, che sapeva donarsi. E questo appartiene alla tradizione della nostra famiglia, del nostro stare al mondo. Chi ha avuto la fortuna di crescere con nonni, di crescere con gente di questo tipo così, al di là delle stranezze di qualche individuo, se penso mio nonno che a 4 anni è stato il primo a darmi da un fiasco di vino per farmi assaggiare il vino, capisci che non sempre, voglio certo, dire... Certo, era un battesimo particolare. Brava, quindi ci sono tante sbavature, però nel contesto, nel complesso, nell'insieme è fondamentale quello che quella società povera sapeva dare a livello di consegna. Certo, e per chi appunto non ha avuto la fortuna di poterlo vivere anche per via indiretta attraverso i nonni o i bisnonni, un po' come parlavo con Ulderica da Pozzo, l'ideale sarebbe quello di far rivivere, riprovare anche certe ritualità, certe erogazioni, certi eventi che avvengono appunto anche nella vita di campagna e di montagna, specialmente per chi appunto non ha avuto queste testimonianze dirette, proprio per comprendere al meglio
e farle proprie, anche se in qualche misura io credo che siano diventate quasi un fattore epigenetico, cioè che fa parte proprio del nostro DNA, un po' come si parlava prima, per quanto appunto in maniera inconsapevole. Sì, sì, e questo è assolutamente vero. Tieni conto un'altra cosa. Tieni in conto che ci sono degli argomenti e che c'è anche probabilmente arrivato all'epoca dove su certi discorsi, soprattutto su questi temi, noi si deve staccarci da un certo intellettualismo. Se tu oggi noti, tutto diventa molto intellettuale. La comunicazione televisiva cosa fa? Comporta portare degli esperti che parlano di determinate cose, ma l'intellettuale, anziché esserti utile a volte, anziché parlarti con un linguaggio che in qualche maniera possa arrivarti a farti capire veramente le cose, si sfida, perché deve far vedere quanto bravo è, quanto intelligente è, e deve pensare un po' a quello che è la sua figura, no? A quello che è anche il suo tornaconto, se vuoi, d'immagine, a quanto personaggio sa essere, no? Tu, questo discorso va a finire che ci arrivano le parole, ma non ci arrivano veramente i contenuti. Questo discorso è la tradizione, la memoria, tutto ciò che appartiene a questo qua. Sono discorsi che devono arrivare anche come contenuti, devono arrivare con grande forza come contenuto. Altrimenti noi certamente apprezziamo l'intelligenza di chi parla e anche della concettualità di chi parla, ma poi il discorso sparisce, perché è come se non appartenesse più a questi tempi. È come se fosse qualcosa di lontano che noi riesumiamo, ma nostro uso e consumo. Esatto, che riesumiamo, che ricordiamo anche per un breve lasso di tempo, intanto che ci viene appunto certo riproposto, e soprattutto ne comprendiamo il vero significato. Certo. Grazie mille a Luigi Maglieron per la serata, per averci concesso insomma anche questo breve scambio di opinioni sulla tradizione friulana.